Ecco, avere il concetto di sostenibilità e di limite è sempre presente e quindi utilizzare le grandi bellezze anche in termini storici, archeologici, di tradizioni profonde che ha questa terra, cercando però di non avere fretta, di approfondire molto, di conoscere molto quello che si vuole offrire e cercare di appunto formare anche le persone in grado di fornire un prodotto che sia un prodotto in grado di permettere uno sviluppo duraturo, no? Che poi è il concetto di fondo della sostenibilità, cioè fare in modo che non si consumi tutto e ora per avere la fretta di portare tante persone. E allora in quel modo si rischia di rovinare anche non solo l'ambiente, non solo il territorio, ma anche la cultura stessa della popolazione. E quindi fare in modo che questo avvenga in una maniera ordinata, coordinata, con conoscenza, con la volontà naturalmente anche di vedere cosa è stato fatto da altre parti, di saper contaminarsi in maniera positiva rispetto ad altre esperienze e poi avere, come dire, una grande propensione all'accoglienza. Credo che questa terra splendida che è l'Iran non gli manchi davvero.